Innanzitutto vorrei dirvi come sono arrivato qui, su questo palcoscenico. Direi che tutto inizio in un giorno di tanti anni fa, quando mi accorsi di aver finito tutti i libri da leggere. Ero un ragazzino, amavo molto la lettura, leggevo qualunque cosa. Così, quel mattino d'agosto, andando alla spiaggia, mi fermai in edicola e vidi esposto un volumetto di una nuova serie. Questo volumetto, io non avevo mai letto fantascienza, ma mi incuriosì, anche perché era bello spesso, 700 lire, mi sembrava un ottimo affare, dico qui per una settimana sono tranquillo. Arrivai alla spiaggia sotto l'ombrellone, iniziai a leggere e non smisi finché non arrivai all'ultima pagina, alle 2 di notte. Quindi possiamo dire, questo libro probabilmente ha cambiato la mia vita, perché da quel momento ho letto tutta la fantascienza che potevo, e ho iniziato ad immaginare tutti i possibili futuri che mi stavano nella mia mente. Forse per quello che sono diventato un ricercatore, e forse per quello che sono diventato un robotico, e questa sera mi piacerebbe accompagnarvi in un viaggio alla scoperta del futuro della robotica. Dove comincia questo viaggio? Direi comincia qui, da questa sala, in questo momento. Alzi la mano chi non ha uno smartphone in tasca. Nessuno. Tutti avete uno smartphone e non lo usate solo per telefonare, ovviamente. Lo usate per comunicare con le chat, per fare fotografie, per guardare che tempo fa. E scaricate le app. Ormai l'App Store di Apple o il Google Play Store vi sono più familiari della Coop e di Esselunga. Questo significa che, a parte qui dove c'è una gabbia di Faraday per proteggere gli speaker, dal chattare continuo, significa internet è dappertutto, l'avete con voi, siete sempre collegati, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Significa che internet è diventato un bisogno primario, tant'è vero che l'ONU lo ha dichiarato tra i diritti fondamentali e che la Camera da poco tempo ha approvato una mozione per una carta dei diritti di internet. E allora questo è il punto di partenza. Non solo i telefonini ormai sono collegati a internet, ma tutto, tutte le cose, things, Internet of Things, sono collegate a internet, perché sono tutti apparecchi controllati da microprocessori, calcolatori, che tramite la rete possono scaricare gli aggiornamenti software, ma possono anche essere telecontrollati. Voi potete chiaramente accendere il condizionatore prima di arrivare a casa per trovare la casa fresca. E quindi questa una volta si chiamava domotica, ma ormai con la rete è superato, perché la rete è dappertutto, non è più solo a casa, è nell'ufficio, è sull'autobus, l'avete in tasca la rete. Quindi è diventata appunto questo cloud, questa nuvola che vi avvolge e avvolge, e non è più soltanto una nuvola a cui accedete con uno schermo, con una tastiera. È una nuvola che però ha delle propaggini, ha delle mani, degli occhi, delle orecchie. E quindi qualunque cosa è collegata ad internet. Però attenzione, non solo le cose normali come il frigorifero, il condizionatore sono collegate ad internet, ma per le case cominciano a girare anche oggetti come questo. Vedete, questo si chiama Roomba. È stato il primo prodotto venduto in 10 milioni di esemplari. E questo è l'ultimo esemplare, è dotato di programmi di controllo molto, molto avanzati. Praticamente ha dei programmi di intelligenza artificiale che tramite i sensori e telecamere mappano la stanza, imparano il vostro ambiente e decidono in modo autonomo il percorso per pulire l'ambiente. Quando non hanno più energia si vanno a ricaricare da soli. E sono ovviamente collegati ad internet. E voi potete sapere cosa sta succedendo. Ecco quindi che tutto ciò che c'è in giro, sta diventando un robot, quindi non è più Internet of Things, diventerà Internet of Robots. Ma i robot, direte voi, non erano quelle macchine grosse, rumorose, che stavano nelle fabbriche per costruire le autovetture, saldare, verniciare? Sì, senz'altro. Da 60 anni questi sono i robot, ma dopo 60 anni di successi, questo ormai è lo standard nelle fabbriche, non è più una novità. Ormai
è normalissimo sostituire l'uomo in tutti i lavori faticosi, pesanti, ripetitivi e eventualmente che richiedono un'altra precisione. Però quello che sta succedendo è che stanno uscendo dalle fabbriche, non sono più segregati nelle loro gabbie per non aver contatti, stanno diventando robot di servizio, quindi possono essere ruspe, possono essere gru, possono essere autovetture senza pilota, oppure, come in questo caso, umanoidi, cioè bipedi meccanici dotati di due braccia, due gambe, una testa, che sono sicuramente i più affascinanti perché ci ricordano la nostra forma fisica. E sono anche quelli che stimolano maggiormente la nostra fantasia. Però non vanno solo nei boschi. Evidentemente questo genere di robot sarà il più adatto a essere inserito in ambienti umani. Non è che sia importantissima la forma bipede umanoide. Lo è nel momento in cui deve condividere lo spazio con esseri umani che sono abituati a essere affiancati da esseri umani. Allora può essere più facile avere un assistente robotico fatto a forma più o meno di essere umano che non un assistente robotico fatto a forma, per esempio, di aspirapolvere. E quindi saranno assistenti nelle nostre case, ovviamente collegati ad internet. E tramite questo potranno fare molto più di quello che è il loro aspetto esteriore. Perché potranno, sì, per esempio, un robot assistente per una persona anziana che vive sola in casa potrà monitorarne lo stato di salute, aiutarlo a svolgere funzioni fisiologiche, se questa persona ha qualche impedimento fisico. Potrà tenere un collegamento continuo col centro di controllo, quindi fare operazioni di telemedicina, però potrà fare anche compagnia, giocare con questa persona anziana, fargli riabilitazione fisica, psichica, diventare un hub di comunicazione con altre persone come lui che condividono questa condizione o con la famiglia. Ecco quindi che diventano macchine potentissime, macchine che hanno un potenziale enorme di miglioramento della nostra vita. Per esempio, in una società che sta invecchiando, il problema degli anziani soli è molto forte. Infatti, in Giappone, che è la società più, diciamo, col maggior tasso di invecchiamento, stanno investendo moltissimo nel robot companion. Però stiamo parlando di questi compagni d'avventura nelle nostre case, nei nostri uffici, che possono avere tante forme. Qui vedete una antologia di esempi presi dall'Handbook of Robotics appena uscito, è l'enciclopedia mondiale della robotica. Però presentano anche molte potenziali problematiche di tipo etico, legale, sociale, perché sono macchine progettate per assisterci, quindi avranno una doppia funzione. Da un lato dovranno osservarci, capire come funzioniamo, capire il nostro linguaggio, il nostro body language, le nostre gestualità. Io dico vai là e lui deve capire cosa sto dicendo, non gli sto dando le coordinate XY. E quindi dovranno apprendere progressivamente, vivendo insieme a noi, come servirci meglio e quindi fare un'operazione di profiling, di creazione di un modello del nostro comportamento. Molto più raffinato di quello che può fare Google guardando i siti che navighiamo o gli oggetti che compriamo. E tutti questi dati però saranno da qualche parte, nella testa del computer? No, saranno sicuramente in cloud, avranno dei backup, gli algoritmi stessi. Tutto questo chiaramente può creare delle problematiche di sicurezza, problematiche. Perché è facile fare degli standard di sicurezza per una lavatrice per evitare che uno si possa far male, ma se stiamo parlando di macchine intelligenti, dotate di capacità di apprendimento, di autonomia decisionale, è difficile essere sicuri che dopo un anno di apprendimento il comportamento che esibiranno sarà ancora tranquillo per l'utente. Poi problemi di privacy, perché abbiamo detto conoscono tutto di noi. E problemi anche di trasferimento psicologico, di transfer, perché saranno costruiti per essere simpatici, per essere seduttivi, per essere sexy. E quindi è chiaro che io nel negozio comprerò quello che sarà più sexy. E quindi problemi di innamoramento, non del robot nei confronti dell'essere umano, ma dell'essere umano nei confronti del robot. E quindi abbiamo davvero un'infinità di problemi, di nuove leggi per gestire le responsabilità, se fa un guasto, un danno, e poi la sicurezza informatica. Pensate che sia un pericolo l'hacker che entra nel vostro computer, vi danneggia il computer o vi ruba i dati della password. Bene, se un hacker
prende il controllo del vostro robot, può fare qualunque cosa, può uccidervi o può semplicemente portarvi via i gioielli. Tutto questo è l'oggetto appunto della roboetica, che non è l'etica, attenzione, dei robot, perché i robot sono macchine, è l'etica degli esseri umani che usano i robot. Quindi, arrivati a questo punto, voi potete pensare che il viaggio sia finito e che quindi il futuro che ci aspetta è quello appunto di questi umanoidi che, come si vede nei film di fantascienza, si sostituiranno a noi perché vorranno diventare esseri umani, evolveranno la creatura che si ribella al creatore. Come ci fa vedere la fantascienza più o meno da sempre. Vedete, Metropolis è del 1921, è il primo robot cinematografico. Beh, in realtà, come diceva un mio professore, il problema è più complesso e forse anche diverso. Io questo atteggiamento l'ho battezzato sindrome di Pinocchio. Questo era un burattino di legno che voleva diventare un bambino, che è diventato un bambino. Un robottino, di fatto, perché era un robot di legno filo guidato. Bene, è una favola. Il robot che diventa un essere umano è una favola, è una proiezione della nostra favola eterna, del nostro figlio che si ribella al padre. In realtà, come dicevo, la realtà è più complessa, perché qui stiamo parlando di robot sempre collegati ad internet. Per fare cosa? Cose semplici, abbiamo detto, scaricare le release del software e così via. Ma in realtà i robot sono pieni di calcolatori, non necessariamente solo uno. Non pensate, vedete, una macchina c'è il cervello, non è così. I robot non sono fatti così, non hanno un cervello, hanno tanti cervelli. Tutti questi calcolatori sono in rete, quindi è il tipico scenario da calcolo parallelo. Anche il vostro cellulare ormai, prima aveva un chip, adesso poi è diventato dual core, quad core, octa core. Ormai con 200 euro comprate un telefonino che c'è dentro 8 computer paralleli che accelerano i processi, si dividono il lavoro. Quindi è uno scenario di calcolo parallelo. Tutti questi robot vivono in una realtà di telepatia informatica. Condividono informazioni, condividono strategie. Questo qui che vedete è un esempio, è un demo fatto dall'Intel. Non sentite la musica, ma comunque era una squadra di 100 droni che volavano sincronizzati a disegnare uno spettacolo di luci nel cielo. Ma possono fare di più, perché questo scenario di calcolo parallelo è prodromico alla possibilità di sviluppare forme di intelligenza collettiva. Forma di intelligenza collettiva significa che a questo punto voi potete immaginare che il robot che avete davanti non sarà finito lì, non sarà come un essere umano che ho davanti, un individuo, ma sarà un elemento di una squadra di robot. Oppure addirittura una specie di cellula di un organismo robotico che vi avvolge, del quale voi non sapete nemmeno quali sono i confini, come oggi non sapete internet su che calcolatori, che cavi, che reti, che server può girare. Ecco quindi uno scenario in cui vivremo dentro questo schema, questo ecosistema robotico che sarà importante cercare di comprendere. Ho iniziato con un libro, lasciatemi finire con un altro libro. Questo è un'antologia di Frederick Brown, è il più famoso autore di racconti di fantascienza brevi, si intitola La risposta, ed è del 1954. Appena l'ingegnere capo diede il via, gli occhi di decine di videocamere si fissarono su di lui e le onde subeteriche trasmisero da un angolo all'altro dell'universo le immagini dell'avvenimento. Allora, con fare solenne, si avvicinò alla leva che avrebbe collegato, in un colpo solo, tutti i calcolatori di tutti i pianeti abitati dell'universo, formando un'unica macchina cibernetica, contenente tutto il sapere di tutte le galassie. Il presidente rivolse un breve discorso agli innumerevoli miliardi di spettatori, poi disse all'ingegnere: «Tutto è pronto, proceda pure». Questi, dopo un attimo di esitazione, abbassò la leva. Finalmente tutti i computer di 96 miliardi di pianeti erano collegati fra di loro. L'ingegnere fece un passo indietro e trasse un profondo respiro. «L'onore di porre la prima domanda spetta a lei, presidente». «Grazie», rispose lui rivolto al pubblico. «Sarà una domanda a cui nessuna macchina cibernetica ha mai saputo rispondere». Si voltò verso lo schermo. «C'è Dio?» L'immensa voce rispose senza esitazione: «Sì».
Adesso Dio c'è. Il terrore sconvolse la faccia dell'ingegnere, che si slanciò verso il quadro di comando. Ma un fulmine, sceso dal cielo senza nubi, lo incenerì e fuse la leva, bloccandola per sempre al suo posto.